Siamo sempre qua, amici del Salotto dello Sport, in Piazza del Cestello, nel cuore di San Frediano e quindi di Firenze, per raccontarvi la festa del Torino d'Oro, che è molto premiata, ma per raccontarvi anche tanta Fiorentina. Diamo il ben ritrovato a Furio Valcareggio. Ciao Furio. Ciao, che piacere. Questa è una festa, sì. Ho partecipato da sempre a questa festa, ai tempi di Vittorio e Mario Cecchigori, e Pontarlo forse no. La festa... Ugo Poggi era l'artefice massimo. Mi fa piacere che tu lo ricordi. Sì, Ugo Poggi, c'è la signora, Marcella, sono tutta una cagnata. È bellissimo, qui è un ritrovo di amici che fa bene rivederli. Come stai? Ci sei invecchiato? Bello, bello, bello. Poi c'è proprio molto legato a San Frediano e alla Rondinella, però tu sei di Piazza Santa Croce. Sì, infatti io sono un traditore, virgolettato, perché sono nato là, però ho sempre vissuto con i bianchi, quindi io sono un bianco. Traditore, perché non si tradisce, però io ho sempre vissuto qua, quindi lo dico senza problemi. Dunque, uno dei premiati di questa sera, intanto li ricordiamo: Alia Guanni, straordinaria calciatrice della Fiorentina Women's, farà la Champions League, Pupo, Fabio Turchi, Pugile, che è stato ospite anche del Salotto spesso, Caterina Bellandi, la famosa tassista che fa tanta solidarietà a Firenze per i bambini, e Rocco Commisso. Rocco Commisso che tra poco seguiremo proprio attraverso un servizio che abbiamo realizzato in Piazza del Cestello, che è accompagnato da Gio Barone, dal figlio Joseph, dalla moglie, naturalmente dai dirigenti affettivi. Abbiamo visto Giancarlo Antonioni, il responsabile del settore giovanile. Tu hai parlato con Rocco, ti ha detto qualcosa? Sì, perché Giancarlo mi ha presentato, quando gli ho detto Valcareggio, io ti devo conoscere, mi ha detto. E io gli ho raccontato che nel 78 io ho fatto una vacanza molto bella a Marina di Gioiosa Ionica e conosco la sua parente, la mitica Anna Femia, che è la cugina. Una cugina che è già stata in America, è stata a Firenze l'ultima volta. Scherzo, è stato, l'ho conosciuto molto molto volentieri, lui, la signora e il figlio. E allora Rocco Commisso ha incontrato la stampa qui in Piazza del Cestello, ha fatto il punto sul summit oggi col sovrintendente, ha parlato del campionato, ha parlato di Montella. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo con Furio Valcareggio. Sì, abbiamo avuto un buonissimo incontro, ora vediamo che succede. Ma loro sanno i punti miei fermi, ci sono opzioni, certi che ci vogliono assai tempo, certi forse meno tempo, e vediamo che succede. No? Solo che l'ho detto dal primo giorno, qui in Italia, se vogliamo andare avanti, ok? Se dobbiamo fare le cose più fast, più veloci, così ci dà la possibilità a uno che vuole investire, di investire. Non si possono fare piani con la realizzazione di questi piani 10 anni dopo, hai capito? La volontà c'è, l'intenzione c'è, i soldi ci sono, ok? Fatemi fare qualche cosa. È stato qui tanti giorni, hai citato Montella, i giocatori, quanto tieni a vedere la prima vittoria? Tu che dici? Tanto. Ma per scaramanzia non voglio dire niente, ok? Ho detto che Napoli è stata una bellissima, bellissima, hanno fatto un buonissimo gioco, e Genoa non mi è piaciuto tanto, ok? Vi dico la verità, ma aspettavo più una Genoa, considerando che hanno fatto assai bene con il Napoli, no? Ora vediamo, io ho pressione di fare meglio. Tutti quelli che lavorano per la Fiorentina, sia i giocatori, gli allenatori, Gio Barone, tra me, tutti quanti hanno pressioni, ok? Mi hanno chiamato, mi hanno invitato, insomma io non so tanto, come sapete voi altri, ma è la prima volta qui. Speriamo che faccio la... sarò ok, come si dice, eh? Non posso dire di più per oggi. Però ma grazie. Da parte di Firenze, sì, nei suoi confronti. E questo li ringrazio a tutti, a te. Tu sei stata la prima. Presidente, c'è anche un tennista che tifa Viola, che sta facendo. Sì, è vero, grande. È vero. Lui giocherà domani, sì. Forse andrò domenica. È stato un incontro sicuramente positivo quello di oggi tra Rocco Commisso e il sovrintendente Pessina, presente anche il sindaco Nardella. La macchina in moto in questo momento, caro Furio, sta prevalendo la tesi del restyling col Franchi, però dobbiamo essere anche, come dire, sinceri, tra mille difficoltà, perché restaurare un monumento in Italia non è proprio come fare un picnic, no? Guarda, io ho un po' di avversione al problema, perché... Non voglio fare simpatico, ma quando vedo queste signore rifatte è una tragedia.
Io le vedo, è una tragedia, poverine, perché hanno gli specchi di legno, ma non ci si può rifare, la natura è quella. Bisogna accettarsi. Le rughe sono un traguardo, io vedo queste donne veramente orribili e quindi, ecco, facendo un paragone poco calzante, però cosa si... levi le curve, l'unica cosa, copriamolo. Il vecchio progetto dell'architetto Nervi, no? Sì, copriamolo, Casamonti anche, che è un babbo mio caro amico, copriamolo senza sfasare nulla, se ce lo consentono, ma io non lo toccherei. Uno stadio nuovo non ti piacerebbe, Furio? Senti, siccome stadio io europeo. C'ho un'età, lo stadio nuovo se è pronto, forse fra 5 anni, che noi siamo... Firenze c'è troppa burocrazia, a Torino la burocrazia la fanno gli Agnelli e fanno quel che cavolo vogliono, però questo fare lo stadio e vincere proprio non mi quadra, perché sai chi ha lo stadio di proprietà in Italia? Sassuolo, Udine e Frosinone, tutto per la retrocessione. E la Juventus? No, la Juventus si fa in concessione però dal comune. Cioè, tutte società che non ce la fanno a stare in Serie A o perlomeno fanno fatica. Quindi io, questa cosa sarà per un problema sentimentale. E io a 70 anni vado lì e quindi rifarlo, copriamolo, perché in effetti prende l'acqua non è piacevole. Copriamolo facendo, limitando i danni se è possibile. Ma, e poi rifacciamo i bagni, tutte le cose dentro belle, ma non lo toccherei di un millimetro il nostro stadio. Senti Furio, cambiando argomento, fra poco manderemo un servizio sulla presentazione di oggi di Gezal. Mi dai il tuo voto al mercato della Fiorentina? Il mercato della Fiorentina è ultra positivo solo per il fatto che hanno trattenuto Federico, perché io ho preso degli insulti alla tua radio, perché di radio? Alla tua radio, perché sentivo che c'è per me un separato in casa, non ha senso, la moglie dorme in salotto e il marito no, non ha senso. Purtroppo lui aveva deciso di andare via e quindi poi non è accaduto, ma se lo bancavi 9 su 10 andava via, invece è rimasto capolavoro loro, quindi questo dà 9 garantito al mercato. Sugli altri, quello è un consiglio ai fiorentini che io adoro. Vediamoli. Quando arrivò Salah si rideva tutti come dei matti. Chi l'è questo? 20 milioni di riscatto. Ma voi siete? Chi l'è? È un pizzaiolo. C'è un voto largamente positivo. Io dico. Ma solo per Chiesa. Gli altri fammeli vedere. Io faccio sto mestiere. Io centravanti. Non so nemmeno che se le biondo. Questo ragazzo che Gezal, l'ho visto a 13 gol l'altra sera. Bellino, pimpante, simpatico. Che ti ha detto? No, non ci sia. Io ero con Bergomi, ero con Semplici. Era accanto a me, ma non ci conosciamo. Quindi vediamoli, il terzino dell'Inter è fortissimo, vediamolo. Dopo si battezza e si dà un voto, ma prima no. Sai che facciamo noi ora? Vediamo Gezal, il servizio. Gezal. Mi manda Abdelkader. Ha seguito il consiglio del fratello, che in Italia ha vestito tra le altre anche la maglia del Siena per 2 stagioni, Rachid Gezal, acquisto dell'ultimo giorno di mercato della Fiorentina. Il 27enne francese naturalizzato algerino ha accettato di buon grado lo sbarco in Serie A, è in viola in prestito dall'Eister ed è convinto di potersi rilanciare nel nostro campionato. Per cominciare, c'è vero che ho segnato veramente... Innanzitutto è vero, va detto che praticamente ho firmato alla fine dei giochi, insomma alla fine del mercato, ed è stata per questo una giornata molto stressante anche per me. A un certo punto il manager mi ha parlato dell'interesse che la Fiorentina nutriva nei miei confronti e ho aspettato appunto che le due società si mettessero d'accordo per concludere la trattativa. Nel frattempo io stavo già preparandomi per arrivare a Firenze per fare tutte le visite mediche del caso e quando ho saputo che le società avevano raggiunto un accordo ho tirato un sospiro di sollievo. La concorrenza per lui quest'anno sarà altissima nel suo ruolo. Ci sono due come Chiesa e Ribéry che sono praticamente degli intoccabili e Sottil che per il momento ha iniziato la stagione come titolare. Bien sûr. Franck Ribéry pour nous les joueurs français. Sì, ovviamente Ribéry è un modello per me e per noi giocatori francesi. È un modello perché, come molti di noi, è partito da zero. Si è fatto strada partendo dal basso, giocando nel suo quartiere. Poi con determinazione
e tanto tanto lavoro è riuscito ad arrivare ai più alti livelli, quindi sì, senz'altro lui per me è un modello. Et, bien sûr que pour nous les jeunes joueurs qui avons grandi en France, c'est un modèle. Ghezzal ha scelto il numero 18, lo stesso che aveva il fratello quando giocava in Italia. Con l'abilità veramente a giocare. E questo era appunto Ghezzal, però vorrei chiederti un giudizio per esempio su Pedro. Pedro che domani potrebbe tornare già a Firenze. Pedro prima di farsi male al ginocchio stava per andare al Real Madrid. Sì, questa è una bella notizia, anche se il Real Madrid li prende se li vuole, il Real Madrid non corteggia, prende. Bene, il legamento è un problema ormai risolto, perché non dico è una pulizia dei denti, ma quasi, perché ne fanno 50 al giorno. Ora il legamento operato è più forte di quello che ci dà la natura, quindi nessun problema di questo. Che venga bello integro, che stia bene, e poi io sinceramente non l'ho mai visto sto ragazzo, ma le credenziali sono elevatissime. Però lo deve dimostrare, perché anche Piazza è venuto con delle credenziali stupefacenti e poi non l'ha mai beccata mai nella vita, quindi abbiamo già dato, e quindi penso che Pedro faccia bene, ci manca in quel ruolo, bisogna gestire sia sotto, tu lo dica. Mancava un centravanti, Vincenzo potrebbe giocare anche con altre strategie d'attacco, però noi bisogna gestire Vlahovic e Sottil, vanno gestiti, non buttati nella mischia, che Sottil col Napoli scherzava con Koulibaly, Koulibaly è il miglior difensore al mondo insieme a Chiellini, e a Genova male. Va gestito, va contenuto, quindi bene che abbia una bella alternativa d'atto, tipo Ribéry, che è fantastico. Ribéry non è un anziano, è un esperto che è ancora giovane, è ancora agile, è ancora fresco, quindi abbiamo fatto un grandissimo acquisto. Nessun rimpianto su Muriel, se va via Muriel, via Ribéry. Senti, tu sei, come dire, sempre stato giustamente molto attento alla composizione del centrocampo, perché poi, come diceva anche tuo babbo Ferruccio, le partite si vincono e si perdono ancora lì. Badel e Pulgar ti convincono insieme? No, Badel e Pulgar sono sicuramente due giocatori uguali, tant'è vero ha dovuto fare un 2-4, un 4-2-3, 4-2-3-1, sì, perché sono due registi, però se non vuoi fare violenza, allora puoi giocare anche con tre centrocampisti, e Pulgar è più predisposto a fare un po' la guerra, gli metti un altro mediano, e Badeli, che deve anche lui migliorare, allora lo puoi fare, ma se giochi con i due devi per forza giocare con un 4-2-3-1, quindi questo potrebbe essere un equivoco, ma si risolve. Per esempio il Milenkovic, tanto criticato nel ruolo di esterno come approssimativo, inventato, forza. Mi sembra fosse più forte a fare l'esterno. Hai bruciato una domanda. Che magari può ritornare a fare l'esterno, perché fare a Hazzotti con Pinamonte non è giusto, devi stare calmo, lo devi picchiare in silenzio. Guarda, poi abbiamo due minuti prima della fascia. Come mai tutte le volte che c'è una palla per aria ha difficoltà la difesa fiorentina, nonostante che Milenkovic sia uno dei più alti del campionato, Pezzella nel gioco aereo è molto bravo, che succede? È successo sul gol del ragazzo che era all'assistese, che erano in due solo a difendere. No, dico di testa, quando ha segnato Zapata, prima Romero aveva preso il palo, poi c'è stato un colpo di testa di Kwame. Guarda, l'allenamento queste cose le prova e le riprova, è tutto ok, poi va in partita e perdi l'attimo, tanto è vero che Ronaldo lo marcano tutti benissimo, però fa sempre gol. Cioè, quando ti brucia l'attimo, quando ti brucia il tempo, i grandi attaccanti non c'è modo per contenerli, quindi ti bruciano e ti piccionano, ti fotografano. Non sei preoccupato per queste palle aeree? Perché gol, si piglia gol solo se ci sono errori, Mario, non ho mai visto né un portiere né una difesa non prendere gol. Te guarda anche oggi che gol ha preso la nazionale, non puoi. Quindi da questo non ti preoccupa. Sei 30 secondi su Lirola. Lirola è molto buono, io l'ho visto giocare molto nella Juventus ragazzini, l'ho visto giocare nel Sassuolo, ha questo difendere un pochino meno, però il difendere, vedi, fra sparecchiare e apparecchiare c'è una differenza, cioè il difendere è anche non farti crossare, il difendere è fare una scivolata e buttare via ogni cosa, l'importante è che sappia attaccare, l'importante è quello. Allora noi adesso andiamo un po' in pubblicità, rientriamo per l'ultimo blocco qui da Piazza del Cestello, dove la serata è già iniziata e naturalmente vengono premiati tutti i protagonisti. Quando rientriamo avremo un servizio sul cantiere Fiorentina, su Montella, e poi
Furio ci dirà quello che pensa sull'allenatore, perché so che ha un paio di precisazioni a fare su Vincenzo Montella, per cui state con noi, torniamo tra pochissimo da San Frediano a Firenze. Il Salto dello Sport è sempre qui, nel cuore di San Frediano, dove il cuore di Firenze batte più forte, vero Furio? Sì, qui c'è proprio la fiorentinità, quella vera, quella ruvida, quella sana, con il soprannome per tutti. Non c'è un signore qua che non ci abbia un soprannome, ma poi azzeccato, no? Studiato, roba, filosofia acuta. È la Firenze davvero la più, Firenze, più concreta, più vera. Allora, dicevamo prima della fascia che Furio Vaccareggio vuole dire un paio di cose su Montella, che poi abbiamo un servizio proprio sulla tattica, sul cantiere fiorentino e come riparte la squadra viola. Non è un gran momento per Montella, però va aiutato, no Furio? L'allenatore certo. Quando è in difficoltà l'allenatore va aiutato ancora di più. Come tutti gli amici si aiutano quando sono in difficoltà. Poi anche per rispetto a Rocco. Rocco l'ha scelto. C'era lui e ha scelto lui, quindi è stato bravo. Anche so che con tutti i dipendenti non ha licenziato nessuno, perché li valuta lui e poi se sono in grado bene, altrimenti ok. Però ora Montella, questo mercato lungo, fra l'altro qui c'è il presidente della Lega C, anche lui è d'accordo, ma come si può finire il mercato durante? Ma lo sai che ci sono delle cose che potrebbero sfiorare l'illecito, perché io devo andare lì a giocare, gioco male apposta per andare lì, durare il campionato, cioè voglio dire, a vincere, falli giocare con la squadra titolare, certo. Ci sono arrivati il 2-4 giocatori importanti, perché con il Napoli, io ho visto lo stadio, era la felicità nel volto di tutti, si è giocato bene, c'è stato un furto clamoroso, poi a Genova schifo, ecco basta, ora Genova, però la Fiorentina è capace di giocare come con Napoli, giudichiamo Montella quando gioca con la formazione, quella che ci accompagnerà fino al 24 maggio l'anno prossimo. Furio, seguiamo il servizio che la nostra redazione ottima, bravissima, ha preparato e poi andiamo a chiudere qui da Piazza del Cestello. Presto sarà pronto, forse già alla ripresa del campionato, e a quel punto non si potrà fare a meno di lui. Franck Ribéry è deciso a prendersi la Fiorentina magari già sabato 14 alle ore 15 nell'anticipo di campionato contro la Juventus. Con lui Montella ha due opzioni: continuare con il 4-3-3 o tentare il varo del 4-2-3-1, sogno proibito dell'aeroplanino. Ribéry può interpretare al meglio il ruolo da esterno offensivo indipendentemente dalle sfumature. La sua classe ed esperienza garantiscono in ogni situazione. Ma per gli altri, cosa potrebbe cambiare con Ribéry in campo da titolare? Il vero ballottaggio è tra Castrovilli e Boateng. Il giovane centrocampista italiano è stato uno dei migliori nelle prime partite, un'autentica rivelazione da mezzala affiancato a Pulgar e Badel. Ma il Boa può fare leva su carisma e grinta, fondamentali in partite come quella contro i bianconeri. Dunque, se Vincenzo Montella darà ancora fiducia a Castrovilli, probabilmente si proseguirà con il 4-3-3, oppure si andrà sull'altra veste tattica con Boateng trequartista. Per completare l'attacco, nessun dubbio ovviamente su Chiesa, sull'altra sponda offensiva rispetto a quella che verrà occupata da Ribéry, mentre per scoprire il nome del centravanti, se sarà Vlahovic oppure se sarà Pedro, bisognerà capire prima quali sono le reali condizioni fisiche del neoacquisto brasiliano. In definitiva, l'unico reparto dove il tecnico Viola pare avere qualche certezza in più è la difesa. Dalbert e Lirola si prenderanno d'ora in avanti le corsie laterali, mentre il duo Pezzella-Milenkovic sarà la coppia su cui girerà tutta la stagione del reparto arretrato, con Caceres rimpiazzo d'esperienza per tutti i ruoli della retroguardia. Furio Vaccareggio, ti do 120 secondi per fare l'allenatore, ti bastano? Non mi riesce, ne so già 13, io sono... Allora, di come ripartiresti con la Juve, dai, come deve ripartire Montella? Farei giocare Ribéry sicuro, se Castrovilli ormai alla maglia fissa per tutto il campo. Ma davanti Ribéry, Chiesa e... Davanti farei giocare... Perché Pedro non credo sia... Se Pedro sta bene, subito. Non dà retta. No Vlahovic? No. Pari o dispari, chi sta meglio? Bene, ok, chi sta davanti. Meglio? Centrocampo a tre, gioca Badeli, gioca Pulgar e poi gioca l'altro mediano. Castrovilli? Certo, Castrovilli. E gli esterni, Lirola, e il brasiliano, Milenkovic e Pezzella.
Drongoski ha comunque tutto sommato fatto una buona gara, anche se qualcuno l'ha criticato per il gol di qua. Ma ha fatto bene, dai, non gli è partito i piedi in quel colpo ravvicinato, ma è un portiere che para, quindi mi dà garanzie, un portiere che para. Senti, e tra i giovani Ranieri, Silvio? Ranieri ha fatto quell'errore in chiusura, l'ha fatto anche Rirola, non sarà l'ultimo, ci penserà, non ha dormito due notti, però succede, è successo a Koulibaly, quindi può succedere. Vanno un po' gestiti questi ragazzi, sia Vlahovic che Sottil, vanno un po' gestiti, quindi vanno utilizzati in maniera intelligente. A fine anno devono aver fatto una ventina di presenze minimo, però gestendoli, quindi quando la velocità di crociera sarà costante, inserirli con il tempo va benissimo, perché hanno maturato il diritto di fare i titolari in Serie A. Furio, doppie volte grazie, perché ti abbiamo fatto ritardare la scena, tanto torni presto a Salotto dello Sport, a Lady Radio tutti i giorni. Allora, è tutto la piazza del Cesterola, questa piazza meravigliosa, e grazie naturalmente al nostro coordinamento tecnico esterno Matteo Fagioli, e poi la regia allo studio centrale di RTV 38. Con Salotto Sport dello Sport è tutto, ci incontriamo domani direttamente dal Franchi, faremo il salotto durante l'amichevole Fiorentina-Perugia. A proposito, biglietto a 2 euro incasso devoluto all'ospedalino Meyer, un'altra buona ragione per andare a vedere la Fiorentina domani sera. Grazie a tutti voi, da Piazza del Cestello è tutto, a domani col Salotto dello Sport.